La Tessa Val di Sangro di Siena regala una tintarella collettiva sotto il bel sole primaverile. Così, mentre una quindicina di tifosi marchigiani preferiscono prendere posto fuori dalla struttura sportiva, a ridosso della tribuna locale inducendo le forze dell'ordine a ritardare l'inizio gara pur di garantire i requisiti di sicurezza necessari, giocatori e spettatori si preparano alla stagione balneare facendosi baciare dal sole. Solo dopo diversi inviti i supporters jesini sembrano tornare sui loro passi, ma iniziano un sit-in pacifico fuori dal cancello della tribuna ospiti e solo dopo aver ottenuto l'ingresso gratuito il signor Magnino di Tivoli, seppur con 30 minuti di ritardo, può finalmente fischiare il calcio d'inizio. I sangrini premono subito sull'acceleratore e dopo una manciata di secondi guadagnano una buona punizione dal limite, che Pedalino batte di potenza guadagnando però solo il corner. Sugli sviluppi dell'angolo la deviazione aerea biancazzurra viene ancora messa in corner. Non tarda la risposta marchigiana e arriva con il tiro di Negro fermato in due tempi da Sant'Andrea. L'inizio gara è vivace e Pedalino ci riprova dalla distanza provando a sorprendere Niosi. La Jesina risponde colpo su colpo e al 22esimo Invernizzi, ben imbeccato, calcia malamente mancando la porta. Ma la legge del calcio è impietosa, gol mangiato, gol subito. Così Pedalino, particolarmente motivato, trova la traversa. Dorasio raccoglie e con freddezza gonfia il sacco. 25esimo a Tessa Val di Sangro 1, Jesina 0. I ragazzi di mister Fenucci non si perdono d'animo e dopo appena 3 minuti guadagnano una punizione dai 25 metri che Negro vede respingersi dal palo. Si innesca il contropiede con Di Senso che chiude di poco fuori. Il ritmo non cala e gli atessani accarezzano il raddoppio al 33esimo con il radente di Pedalino. Niosi è reattivo e mette in corner. Si arriva così al riposo con i padroni di casa in vantaggio per 1-0. La seconda frazione si apre sulla falsariga della prima e dopo appena 3 minuti la Jesina guadagna un ghiotto piazzato che il solito Negro batte di potenza, chiamando Sant'Andrea alla respinta di pugni. I sangrini si affidano all'apertura per Pedalino, che pecca però di egoismo, ignora i compagni e prova una improbabile volée. Ma il brivido grosso Niosi e compagni lo vivono al 19esimo, quando Di Senso carica il sinistro dai 25 metri e centra all'esterno del palo. I marchigiani alzano il baricentro alla ricerca del pari, ma inevitabilmente mostrano il fianco alle ripartenze atessane. 31esimo, Dorazio verticalizza per Alterio, sembra fatta ma il bomber angola troppo. Appena un giro di lancette, Alterio può riscattarsi ma sembra proprio non essere in giornata. Così ancora una volta, se non la metti dentro, paghi dazio, fronte opposto, Negro sfodera dal cilindro un sinistro imparabile e agguanta il pari. 36esimo, Tessa Val di Sangro 1, Jesina 1. Non basta la prova orgogliosa dei ragazzi di mister Giandonato per riportare i biancazzurri in vantaggio, che continuano a costruire senza però capitalizzare. 41esimo, rinvio di Sant'Andrea, Di Senso brucia l'avversario e tira, Niosi si salva in corner. 48esimo, ancora Valle, palla per Amaddio, stop di petto e tiro, ancora una volta l'estremo marchigiano mette in angolo. Finisce così dopo 5 minuti di recupero con il risultato di 1-1, pareggio che alla luce di quanto visto in campo sicuramente non premia la Tessa Val di Sangro. Mister Giandonato, grossa partita, grosso orgoglio, tanto carattere, ma se non la butti dentro alla fine paghi dazio. In questa partita piccolo risultato, però ho sentito anche i risultati degli altri campi, penso che la situazione sia rimasta uguale a quella di prima. È ovvio che c'è il rammarico, perché vincendo oggi probabilmente ci saremmo tirati fuori tranquillamente. Bisogna andare a Boiano con la stessa determinazione, con la stessa voglia. Ho visto una squadra bella tosta, carica, corso fino alla fine con questo caldo. E mi lascia tranquillo e buon auspicio per il finale di campionato.